Uecheru, Enrico Caruso. Okay. Buonasera a tutti. Tra poco sarai, insomma, forza di impone, diciamo, per una performance, giusto? Sì, certo, oggi sarò per una performance al tramonto. Quest'anno ho scelto me col mio fantastico strumento Battilò Rampanna, che pubblicizzo. Te lo faccio anche vedere, guarda. Dai. Giorgio! Ah, sì, bellissimo. Questo è... in italiano chiamato disco armonico, in realtà si chiama Handpan, che originalmente è nato nel 2006, ha delle origini svizzere, ma questo prendo occasione anche per dire che li facciamo noi a Roma e sono made in Italy. Ah, sono made in Italy? Sì. Esattamente quando nasce, diciamo, questa tua passione per questo strumento, diciamo, fa lavorare. Allora, parto col dire che nasco batterista e poi mi sono specializzato in percussioni latinoamericane, africane, cubane e spagnole. Quindi comunque ho sempre avuto una predominanza per le percussioni, quindi anche per nuovi sound, per nuove sperimentazioni, per nuovi ritmi. E ho scoperto questo strumento a Barcellona, la prima volta ho sentito un artista di strada che lo suonava. Mi ha spiegato un po' come funzionava lo strumento, era anche un po' difficile prenderlo in realtà, perché quando è nato l'azienda produttrice che si chiama... scusa... No, no, è di origini svizzere. L'azienda che li produce, che si chiama Panart, perdonami il déjà vu, fa una sorta di lista di attesa per molte persone. Quindi i tempi di attesa erano anche di un anno e mezzo. E quindi ho cercato in giro anche per l'Italia, ho trovato un produttore che li produceva a Roma e da 2 anni a questa parte è nata questa collaborazione insieme a lui e siamo arrivati a questo. Clodo Festival perché l'anno scorso ho partecipato come artista di strada e al signor Ivan Arella, che in fin dei conti è anche l'organizzatore, è piaciuta molto la mia performance e ha deciso di ripropormi come artista della giornata. La tua pagina Facebook come possiamo contattarla? La mia pagina Facebook si chiama Uecheru Pan Project ed è sia su Facebook, Instagram che YouTube.